quanto riguarda la mia educazione cinematografica sono stato un privilegiato, perché ho avuto quello che è il sogno di ogni ragazzo. Tessera. Dall'età di 11 anni sino a circa 18 sono andato al cinema gratis. E quindi immaginati che spanciate mi facevi. Perché? Perché dagli 11 ai 13 anni, durante lo sfollamento, mio zio era il direttore dell'ufficio imposte. E allora si faceva, non c'era la dichiarazione Vanoni, si faceva la contrattazione. E cercavano sempre naturalmente di sedurlo, mentre mio zio era un mutilato di guerra incorruttibile. Cosicché un signore che era proprietario dei due cinema di Nizza Monferrato, che riteneva di essere in fondo stato trattato bene nella contrattazione, gli ha detto: cosa posso fare per lei, cavaliere? Dice: niente, niente. Alla fine quello insisteva, dice: lasci entrare mio nipote gratis al cinema. E questo è stato l'unico caso di corruzione mai esposto, quando già la cosa era stata regolata. E quindi io entravo, due cinematografi facevano tre film alla settimana, quindi mi vedevo sei film alla settimana, alcuni due volte. Poi rientrato in città, ero nell'associazione dei padri cappuccini che avevano il cinema, e di quelli dove ogni tanto si fermava, si incendiava la pellicola, cosa da tornatore. Che si trova nel tuo libro? Qualcosa, non sì, sì. E anche lì magari tre alla settimana. E quindi me li vedevo gratis alcuni due o tre volte, ecco, dove ho visto per la prima volta Ribalta di Gloria, il Sergente York e quelle cose lì. In più c'era stato un accordo tra questo cinema e un grande super cinema estivo, era stata una cosa, credo, che l'avano fatta fingendo che fosse legata al cinema dei Cappuccini per pagare meno tasse, non so cosa era successo, ma quello che si occupava della faccenda era il primo super cinema all'aperto. Mi aveva dato il modo di entrare gratis, e quindi tutta l'estate io mi facevo i primi grandi Technicolor. Dopodiché è finito, ma nel periodo universitario, anche se avevo pochi soldi, specie in periodo di esami, mi vedevo due film al giorno, perché studiavo tutta la mattina, poi dalle 2 alle 4 andavo al cinema, poi ristudiavo sino alle 9 di sera, dalle 9 alle 11 andavo al cinema, poi studiavo la notte. Però due film li avevo bisogno. Ecco, quindi ho avuto infanzia, adolescenza, sino al periodo universitario, con una frequentazione quasi totale. Dopo il giovane buon provveduto, ben provveduto di cinema. Ecco, dopo certo. È stata una cosa normale, adesso non vado più al cinema perché non si può fumare, ma con i buoni schermi che ci sono a disposizione con i televisori riesco a vedermi forse più film di quelli che vedevo un tempo, perché magari andando a cercare quelli vecchi me ne vedo anche uno per sera. È l'unico uso che faccio, un telegiornale e un film quando sono in casa. Seconda dichiarazione: io credo che la mia attività di scrittore di romanzi, ho cominciato a 48 anni, ma forse, suppongo persino, quella di saggista, è stata più influenzata dalle grammatiche del cinema che da quelle della letteratura. Forse leggendomi uno non se ne accorge, ma io scrivo pensando a un montaggio cinematografico. Quindi oserei dire, ho imparato più da Ombre Rosse che da, non oso dire Il Rosso e il Nero, perché invece è uno dei libri che mi ha influenzato moltissimo, ma ho imparato più da Ombre Rosse che da molta letteratura. Oserei dire che persino cerco di rendere l'effetto delle ruote della diligenza che girano all'indietro. Ombre Rosse con Joyce, con Proust, con Kafka, o Ombre Rosse solo? No, tutto insieme naturalmente, ma sono stato sempre affascinato che la prima descrizione del meccanismo di Ombre Rosse la dà Aristotele nella Poetica. Ne sono stato il primo ad accorgere. Negli anni 20 o 30 c'era un signore, Mortimer Adler, che aveva riletto Aristotele dal punto di vista dell'estetica cinematografica. Quindi non so se fosse Aristotele che aveva visto Ombre Rosse
o Ford che aveva letto Aristotele, o che ci sia una macchinetta nella nostra testa per cui le grandi strutture e della tragedia e della narrazione del cinema sono quelle. D'altra parte io ho fatto lunghe analisi dell'inizio dei Promessi Sposi, che ha una sceneggiatura cinematografica favolosa, con una discesa dall'alto, d'altezza geografica, d'altezza topografica, quindi un raddrizzamento della camera e un traveling lungo i sentieri e sino che si arriva praticamente all'Ecco. Anche lì il mistero è se Manzoni aveva visto molti film o se molti registi hanno letto Manzoni, o ancora una volta se non c'è una macchinetta nella nostra testa che ci fa pensare cinematograficamente anche prima dei fratelli Lumière.